Presentato all'Università di Cassino il libro di Antonio Turco La lunga storia dei ragazzi difficili, con il professor Maurizio Esposito a fare i doverosi onori di casa. L'esperienza sviluppata nell'ambito carcerario, tanto a livello educazionale quanto teatrale, dal dottor Turco, si concretizza in questo volume che spiega e chiarifica l'evoluzione della legislazione, da quando i giovani reclusi erano solo dei numeri di matricola fino all'attuale sistema della messa alla prova previsto dalla legge 488. Occorre, secondo me, evidenziare che figure adulte di riferimento ce ne sono sempre di meno per i ragazzi, e soprattutto non c'è la capacità da parte, a cominciare dai genitori all'interno della famiglia, di rappresentare dei sicuri punti di riferimento. I ragazzi spesso e volentieri delinquono non soltanto per tutta una serie di deprivazioni, ma soprattutto per la mancanza di comunicazione con gli altri, e la principale delle mancanze di comunicazione nasce all'interno della famiglia. Noi avremo bisogno di figure come quella di Umberto Radaelli, perché l'intera struttura penitenziaria, non soltanto quella minorile ma anche quella per adulti, ha bisogno di persone che sappiano, tra virgolette, amare l'utenza. I detenuti, i minori, le persone in difficoltà hanno bisogno di amore, e di questo Umberto Radaelli era estremamente e specificamente interprete, e questo è stato quello, il messaggio che ha mandato agli operatori che hanno avuto la fortuna di interpretare il suo pensiero.